Bentornati su Pro Cycling Manager 2023 sul canale a grande richiesta. Siamo qui nella seconda tappa della Vuelta alla Valenciana che sto giocando con la Bardiani. Siamo con la fuga, ci sono quattro corridori in fuga, a 1 minuto e 10 il ritardo del gruppo che stiamo gestendo noi con la nostra squadra. Il nostro obiettivo è quello di arrivare comunque in volata, di tenere soprattutto la maglia con Fiorelli. Ecco. Vedete il capitano della squadra che è contornato dai suoi compagni di squadra che lo stanno mantenendo nelle prime posizioni. Ho deciso di non mandare nessuno in fuga in questa tappa perché c'erano comunque tre GPM di terza categoria. Questo è l'ultimo che vedete prima della discesa che porterà all'arrivo. Questa è la tappa che si è corsa nella realtà ieri e che ha vinto Matteo Moric in volata. Dicevano, non ho voluto mandare nessuno in fuga perché Taruzzi è comunque sicuro della sua maglia qua, perché ho lasciato andare in fuga corridori che non sono presenti in questa specifica classifica dei GPM, quindi ero tranquillo, a meno che uno non li vinca tutti e tre insieme, ma la vedo dura, si daranno battaglia, quindi sono sicuro del risultato di Taruzzi. Ecco. Facciamo partire la simulazione e niente, gestiremo, cercheremo di gestire fino alla fine della tappa per giocarci la volata. E dobbiamo soltanto stare attenti all'ultima asperità perché potrebbe esserci qualche attacco. Attenzione, ora si sono avvantaggiati in discesa Bilbao e Tonelli. Non credo sia un attacco di Bilbao. Tonelli non lo facciamo cooperare, infatti Bilbao non rilancia, era soltanto un allungo, diciamo, a causa della discesa. Ci facciamo recuperare tranquillamente dal gruppo che è tirato da Hayek e da uomini della Movistar e della Lidl Trek che probabilmente stanno lavorando per Jonathan Milan, velocista italiano della Lidl Trek. C'è anche l'Intermarché che lavorerà probabilmente per Arne Marit e qualche uomo anche della Jayco Alula con la nuova maglia arancione e azzurra che lavorano per Michael Matthews. I nostri sono tutti intorno a Fiorelli, ovviamente a protezione del grande risultato della scorsa tappa con la vittoria in volata di Fiorelli, pilotato ottimamente da Lucca. E niente, sono molto contento finora di come sta andando la prestazione della nostra squadra. Ricordo che gioco con livello estremo e in questo caso abbiamo la condizione di tutte le squadre al 100%. Intanto velocizzo per portarci questo è intanto il trequarto volante, i corridori della fuga che beccano i punti. Dicevo, la condizione al 100% di tutte le squadre, quindi tutti gli uomini al 100% di condizione, perché se no fare simulazioni così di brevi corsi a tappe senza avere comunque un allenamento dietro avrebbe sballato molti valori, magari ci siamo trovati con il nostro miglior uomo con una bassa condizione o anche qualche big di qualche altra squadra in condizione bassa, quindi avrebbe un po' falsato il risultato. Ecco. Questo diciamo che sto giocando queste gare così brevi per riprendere un po' la mano nel gioco e poi decideremo con quale squadra iniziare magari una carriera, quindi vedrei tutti gli aspetti della gestione di un team di ciclismo. Ecco, tanto velocizziamo ancora, siamo a 30 dall'arrivo, gruppo compatto, abbiamo tutti i nostri uomini davanti, anche Fiorelli che ora porteremo davanti per trovare la posizione migliore per questa volata. Come detto, c'è questo strappetto che diciamo che mi preoccupa, che lì magari ci potrebbe essere qualche attacco da qualche uomo che vuole portarsi a casa questa tappa, e quindi la classifica generale, per lottare per la classifica generale, come ho detto, ci sono Bilbao, Hindley, c'è Vlasov, c'è Buitrago, c'è un buon roster di corridori in questa corsa. Ecco, ora siamo quasi a inizio salita con la nostra simulazione, il gruppo è abbastanza tranquillo a tirare alle Otti della Bora, poi abbiamo il nostro Tonelli, uomo della Movistar. E ora organizzeremo, diciamo, il nostro trenino per portare Fiorelli nella miglior posizione possibile.
sfruttare il suo P1 giornaliero innanzitutto. Vi spiego anche cosa sono questi numeri nella parte destra, diciamo, a fianco al nome del corridore. Quella è la forma giornaliera che dà dei bonus che poi vedete in basso nelle caratteristiche dei corridori. Quei numerini piccoli a destra del valore del caratteristica sono i numeri che la forma giornaliera regala, diciamo, come bonus ai vari corridori. In questo caso noi abbiamo Lucca e Fiorelli che hanno un più 1 e per esempio Magli che ha un meno 2, quindi quel meno 2 è un malus che abbassa qualche valore, non tutti i valori, ma qualche valore delle sue caratteristiche. Ora abbiamo un po' il trenino spezzato, non so perché Zoccarato non riesce ad avvicinarsi a Colnaghi, ci converrà forse eliminare Zoccarato dal treno che ci sta frenando e andare con Lucca. Cercare di raggiungere Colnaghi quando siamo a 3 km dalla GPM. La salita non è tosta, quindi non c'è nessun attacco probabilmente dei big. Si deciderà tutto in volata, anche questa tappa si deciderà in volata e noi dobbiamo farci trovare ovviamente pronti, che abbiamo visto che Fiorelli quando ha un più 1 se la può giocare, ecco, con tutti quanti. Con la salita abbiamo un'ottima posizione, un treno molto compatto, corridori in fila con Fiorelli ultimo uomo. Sfruttiamo tutti, c'è l'Intermarché sempre che probabilmente sta cercando di portare avanti Arne Marit, il velocista della squadra belga. Noi siamo in completo controllo della salita, una salita abbastanza semplice, diciamo che mi sono spaventato per niente. Ora Tonelli ha finito il suo lavoro, andiamo con Colnaghi, Gel che dà un bonus di resistenza, diciamo, della barra rossa in più. Andiamo con Magli, anzi, perché Colnaghi diciamo che era già un po' stanco. Con Magli, questo è il GPM, c'è un probabile attacco di Hansen, ma non è convinto. E ora inizia la discesa, dove fortunatamente riusciremo a recuperare probabilmente qualche energia. Vedete Vlasov che è dietro di noi. Il gruppo si sta allungando pericolosamente. Potremmo provare a portar via un gruppettino, dando tutto con Lucca, Tarozzi e Fiorelli. Vediamo un po'. 7,5 al traguardo. Lucca sta lavorando in discesa. Ho visto il gruppo abbastanza allungato, vediamo se riusciamo a strappare un gruppettino di favoriti. Potrebbe essere un'ottima occasione anche per mettere qualche secondo in cascina per la classifica generale. Occhio alle cadute in questi tornanti, speriamo non succeda niente. Luca Tarozzi Fiorelli, ci abbiamo tutta la squadra dietro. Ecco, qui potremmo provare. Ecco. Ma gli fa da tappo praticamente e siamo riusciti forse sì, quattro, attenzione, quattro attaccanti, Luca, Tarozzi e Fiorelli, Buitrago sta chiudendo con Hindley, i migliori sono lì, attenzione, c'è l'attacco di Buitrago che prova a entrare nel nostro gruppetto. Vediamo, abbiamo pochi secondi, c'è ancora un po' di spazio per rientrare da parte del gruppo, ultimo chilometro, attenzione. Andiamo di scatto tutti e tre i nostri. Fiorelli cercheremo ovviamente di tenerlo quanto più al coperto possibile. Taramae, Hindley, Sivakov, insomma, il gruppo si è un po' sfaldato. Probabilmente non c'è la distanza per creare un buco, però siamo lì. Siamo lì, attenzione Fiorelli, lo scatto di Buitrago, ma Fiorelli recupera e va a vincere la seconda tappa consecutiva in maglia di leader. Filippo Fiorelli, grande vittoria. Quarto posto per Tarozzi, quinto per Lucca, poi Jay Hindley, Taramae, Sivakov, Zana. Un'ottima tappa ancora una volta per la nostra Bardiani. Sono molto contento. Seconda vittoria consecutiva del nostro grande Filippo Fiorelli che mantiene la maglia e porta a casa un'altra vittoria. Abbiamo la volata frontale, sembrava un po' chiuso, invece
Ovviamente Buitrago è partito da lontanissimo, non è un velocista, e negli ultimi metri Fiorelli l'ha superato alla grande, alla grande. Ottima vittoria. Secondo Patrick Gamper della Bora, e gli altri sono tutti uomini che andranno a giocarsi questa classifica finale, perché ci sarà ovviamente una rivincita. Noi non abbiamo grandi corridori come valori, diciamo, nel gioco per giocarci questa vittoria, la vittoria, diciamo, della volta. Quindi ci accontenteremo di queste vittorie delle maglie. Per la seconda tappa è tutto. Sono felicissimo ovviamente di questa doppietta. Mi raccomando, continuate a seguire il canale, mettete mi piace e iscrivetevi. Alla prossima con la Volta Valenciana.